Mario Dell'Anno, da quanto tempo aspettavi questo momento, il momento del ritorno? Dal primo giorno dopo il DASP non mi sarei mai aspettato che per una cosa folcloristica avessero dato 5 anni, però poi alla fine diciamo che abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo. Ora torni, abbonamento, curva sud, tu e tuo figlio? Sì, sempre in curva, non perché cambiare settore? Come hai vissuto questi anni dall'esterno? Sei stato sempre un attento osservatore, a volte anche un acceso contestatore, soprattutto nella gestione ebraica di su. Ma io dico che le contestazioni si fanno sempre in modo costruttivo, non bisogna fare la contestazione in altro modo. Sono stato attento però tra DASP e lockdown, Covid, diciamo che non l'ho seguita ben poco. Sono stati 2 anni difficilissimi però, Per tutti, per la tifoseria, per la società, per tutti. assolutamente per tutti, tifosi, società, tutti. Senti, si è tornato a parlare anche dei tifosi per l'agguato a Mikoski, che insomma comunque è stato un atto abbastanza grave, del tutto evitabile, soprattutto in un momento di sconforto dopo l'eliminazione dai playoff. Io non l'ho seguita poco, però so quanta rabbia c'era nei tifosi, quanta malcontento, e quindi diciamo che è stato più un gesto di non volontario, cioè un gesto così, certamente come hanno detto rapine, queste cose qua, non sono ragazze queste cose, hanno fatto questo gesto, hanno chiesto scusa, quindi ci hanno messo una pietra sopra, meglio così per Allora, tutti. si riparte da Enzo De Vito che ora può finalmente operare. Sarà una squadra completamente diversa da quella di questi ultimi 2 anni, mix di giovani ed esperti, davvero. Io non, ti ripeto, io non ho mai detto che i nomi, ciao, non ho mai creduto nei nomi, a me come nel nome dell'allenatore, non importa essere, l'importante è correre in campo, anche se giocano in 8, quegli 8 possono dare la forza degli 11, quindi il nome non è importante. Dobbiamo prendere giovani calciatori che hanno voglia di emergersi, di farsi notare, come ha fatto Parisi, come hanno fatto tant'altri, questa è l'idea. Poi prendere i nomi importanti che hanno fatto altre categorie e poi non giocare in campo, serve ben poco. Taurino lo scopriremo, non ha ancora parlato, non si è ancora presentato, però sembra che uno che ha molta fame. Io non lo conosco ben poco, anzi quasi niente, però io ho sempre detto che bisogna parlare dopo gli spari della festa, non prima, quindi diamoci perlomeno il tempo di mettersi in campo, di dimostrarsi quello che sono e poi ognuno fa le sue valutazioni, il tifoso contesterà, il giornalista fa le sue valutazioni, ognuno dirà la sua, chiaramente. Per questo serve fare l'abbonamento, per poter parlare. A proposito di abbonamento, vedo proprio la presenza anche di tuo figlio qui, come dicevi, abbonamento per entrambi in Curva Sud, in un'epoca dove i ragazzini si avvicinano sempre di più al calcio delle multinazionali, vedi Paris Saint-Germain, Real Madrid e quant'altro, quali sono i valori che vanno trasmessi ai piccoli tifosi? Il valore è il senso dell'appartenenza, cioè da padre in figlio. Se io a mio figlio non lo porto allo stadio, non gli faccio vedere quello che è l'Avellino, quello che è il senso di appartenenza, mio figlio per televisione si sarà a tifare Juve, Milan, Roma e via dicendo. Bisogna portare i figli allo stadio per fargli sentire il senso di appartenenza e la continuità di padre in figlio. Tu già sei venuto allo Oh, stadio. certo. Che pensi di quest'anno che si apre? Che impressioni hai? Spero di entrare in Serie B. Ti sei un po' stancato della Liga Pro? Sì. Abbastanza. Senti, Mario, il presidente D'Agostino, subito dopo l'eliminazione col Foggia, ha detto che dovevano andare tutti via. È chiaro che sistemare 24 giocatori con ingaggi importanti sarà molto difficile. È immaginabile che almeno 7-8 rimarranno. Quelli che rimangono, con quale spirito devono ripartire? Riparte con lo spirito di sudare la maglia, di stare in campo, di giocare, non la sera di ritirarsi presto, di ascoltare l'allenatore e il direttore sportivo. Poi la squadra la fa il direttore sportivo e il presidente. Noi tifosi non ci dobbiamo mai, diciamo, mettere in queste questioni tra allenatore, dire prendi a questo o prendi a quello, perché poi non ha senso. Quindi il senso è mettere a mano i soldi e facciamo la squadra. Rimette lui e fa lui la squadra. Se fa bene lo applaudiamo, se fa male lo contestiamo. Possiamo dire serenamente che il problema di Avellino degli ultimi anni è che è stata una critica a volte poco costruttiva, molto da social, molto violenta, che non ha permesso mai di lavorare con una certa serenità.
Diciamo di sì, però io dico ai ragazzi di non ascoltare queste cose, di andare allo stadio, fare il tifo e stare vicino alla squadra, quando c'è bisogno di stare vicino alla squadra, quando c'è bisogno di fischiare si fischia anche, assolutamente. Poi ognuno dice la sua sui social, quindi non, quello per quello si chiama social, perché ognuno ha la possibilità di poter parlare. I prezzi popolari che ha voluto la famiglia D'Agostino per questi abbonamenti però sono importanti, ora bisogna anche sfruttarli fino alla fine di giugno, no? Sennò si fanno sempre tante chiacchiere e pochi fatti. Ma io, come ho detto prima, fare l'abbonamento non si fanno gli incitamenti, gli so, vai a fare l'abbonamento, io non sono d'accordo su questo, sono d'accordo, chi vuol farsi l'abbonamento se lo fa, a prescindere dalla squadra, a prescindere dal presidente e dall'allenatore. Farsi l'abbonamento e poter dopo dire qualcosa di tuo verso l'opinione pubblica, secondo me è sbagliato e fatto bene, quello è il senso di appartenenza. Poi fare questi slogan, fate l'abbonamento, chi lo vuole fare lo fa, non c'è bisogno di andarlo a prendere a casa a fare abbonamento. Palermo in Serie B, un girone C che effettivamente quest'anno sembra, insomma, si può vincere, anche se vincere non è mai facile, però sembra meno duro rispetto e tosto rispetto a quello dell'anno scorso. Una squadra in meno come il Palermo fa sempre bene, diciamo, a noi fa sempre bene, però ti ripeto, l'ho visto pochi gironi, so poco di queste cose sinceramente, quindi esprimere un pensiero affrettato sul girone non è da me. Allora, l'auspicio è che sei tornato allo stadio, l'ultima volta c'eri per la promozione dalla D alla C, torni nell'anno della promozione dalla C alla B. Sì, ma Mario dell'anno torna, però Mario dell'anno dalla curva soffia e butta il pallone in porta, se no magari non... Mario dell'anno, faccio il mio sostegno come l'ho sempre dato, assolutamente, e poi soprattutto per lui perché ci teneva tanto ad andare allo stadio e quindi quest'anno non ha visto due partite, se non erro, in tribuna e non ci vuole andare più in tribuna. Tutti allo stadio, Mario. Tutti in curva sotto.